Allora, io vi presento il professor Federico Valerio. Il professor Federico Valerio è un chimico ambientale. Lui è già direttore del laboratorio chimico ambientale dell'Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova. È un'autorità a livello internazionale. Allora, io insieme al comitato avevamo preparato alcune domande da proporre al professor Valerio. Nel frattempo però, professore, lei ha seguito già la relazione del dottor Vantaggi. Sì. Se pensa di voler dire qualcosa... No, direi che il dottor Vantaggi ha già inquadrato bene l'intero problema, direi proprio la sua ultima, una delle sue ultime diapositive, questo che è l'obbligo, diciamo, di tutti, compresi i nostri amministratori, di mantenere buona la qualità dell'aria laddove è buona, e ovviamente migliorarla laddove questa qualità non sia buona, è veramente, come dire, l'imperativo categorico che dovremmo tutti quanti tenere presente. E questa, peraltro, anche l'intervento del dottor Vantaggi ha illustrato bene le problematiche legate alla combustione delle biomasse. Le biomasse sono il combustibile più sporco di cui possiamo disporre in questo momento per produrre energia, e i dati sono esattamente questi. Farli passare con una scelta ecologica non si basa su nulla, se non appunto, come dire, un discorso ancora anche discutibile sul combattimento, sulla riduzione degli effetti dei gas clima alteranti, che anch'esso è in qualche modo anch'esso discutibile. Sicuramente bruciare legna per produrre elettricità emette in atmosfera una quantità di inquinanti nettamente superiore a tanta una serie di altri combustibili, ancorché fossili, quale ad esempio il carbone, insomma. E questa è la storia con cui bisogna confrontarsi. E dare denaro pubblico, praticamente nostro denaro, avete capito, la storia è esattamente questa, per incentivare questa scelta, veramente, insomma, è una scelta che grida vendetta. Non è possibile fare così, insomma. Chi vuole eventualmente utilizzare la legna lo faccia con i soldi suoi, e dato che la legna è un combustibile povero, che lo abbiamo abbandonato all'inizio del secolo scorso o perché avevamo disponibili combustibili nettamente più, con potere calorifico nettamente più elevato, e per adesso, appunto, essendo passati poi al metano, a questo punto sappiamo, perché è esattamente così, che il metano, ancorché tutte le problematiche, quello che importiamo, quant'altro, questo è un altro discorso, ma sicuramente a parità di, ripeto, energia prodotta, calore, elettricità, il metano inquina molte volte meno rispetto alla combustione delle biomasse, in particolare delle biomasse legnose. E quindi in paesi come il nostro, a cui il metano arriva, non ha nessun senso produrre calore e elettricità utilizzando biomasse. Quindi questo è un discorso di fondo, peraltro è un problema generale. In tutta Italia sono centinaia e centinaia di impianti come questi che vengono proposti, e su questo bisogna veramente far chiarezza. Io personalmente ho cercato anche di convincere i nostri amministratori, ho dato una lettera a suo tempo al primo ministro Monti, peraltro mi ha anche risposto, ma insomma la lettera era un invito a abrogare tutti gli incentivi alle fonti di energia rinnovabili, in particolare alla combustione delle biomasse. Come vedete non se ne è fatto nulla, e solo grazie a questo tipo di incentivi ci sono comitati come il vostro che devono fronteggiare questo tipo di problemi. Ok, professore, praticamente la prima domanda che avevamo pensato di farle, cioè se la legna vergine può essere considerata una fonte di energia rinnovabile pulita, ci ha già ampiamente risposto e ha detto quello che ha detto esattamente prima il dottor Vantaggi. L'altra cosa invece è questa, una cosa che ci chiedevamo, perché leggendo le normative, quando si parla di biomasse è un mondo molto vasto, si va appunto dalla legna vergine, di cui lei ci ha appena parlato, fino ad arrivare al CSS. Quindi magari se lei ci accenna un attimo che cos'è il CSS, che cosa comporta bruciarlo, soprattutto in termini di inquinanti, proprio per produrre energia e o calore.
Sì, il CSS è un combustibile secondario, insomma, abbiamo cambiato nome, ma poi in realtà è dai rifiuti urbani, tolta la frazione organica e eventuali trattamenti di cosiddetto di purificazione, quello che resta è un altro potere calorifico, praticamente sono gli imballaggi in plastica, perché di questo stiamo parlando, che a questo punto possono essere utilizzati in base a questa normativa. Il problema di fondo è che comunque è stato un po' anche già accennato. Se io so, se io brucio una biomassa di legno vergine, so di cosa tratta e so se per esempio se questo è un legno che viene da, che ne so, dai pini piuttosto che degli eucalipti, posso anche in qualche modo ipotizzare quante ceneri produrranno, che tipo di minerali sono presenti in queste ceneri, quanto azoto c'è, quindi quanti ossidi d'azoto vengono prodotti. Quando io brucio scarti ottenuti dai rifiuti, la qualità di questo materiale è assolutamente lasciato, come dire, al caso, perché sappiamo benissimo come il nostro paese la raccolta differenziata, langue e probabilmente non a caso, quindi nessuno può garantire questa qualità. Peraltro studi effettuati dal vero hanno dimostrato che bruciare per esempio nei cementifici questo tipo di combustibile al posto del carbone crea problemi, perché per esempio in questi combustibili sono presenti metalli volatili che a questo punto durante la combustione vengono liberati, metalli con un evento tossico, e quindi, come dire, si ha un inquinamento maggiore di quanto quello che se ne potrebbe avere bruciando altri combustibili, senz'altro anche nel caso degli impianti dei cementifici, ad esempio bruciare metano comporta nettamente minore emissioni di quanto possa bruciare i combustibili solidi da rifiuti solidi. Nel vostro caso c'è da dire che il forno a griglia che verrà utilizzato per questo impianto si presta tecnicamente a essere convertito a bruciare al posto delle biomasse altri combustibili solidi, ad esempio questo anche lo stesso combustibile da rifiuto. Probabilmente bisognerà adattare la linea dei gas, dei fumi, a questo tipo di trattamento, ma come dire, ci sono già stati dei casi, ci sono state queste conversioni, quindi da un impianto a biomassa, un impianto di trattamento rifiuti, ma perché poi alla fine trattando rifiuti ovviamente il combustibile viene pagato anche lautamente, e quindi come dire, continuano ad esserci i vantaggi economici nel gestore di questo impianto. Ok, grazie professore. L'altra domanda ha risposto già prima, che era quella sul cavallo di battaglia degli imprenditori, che dicono che con le centrali a biomasse si abbattono gli inquinanti sostituendo gasolio o pellet, ma in realtà sostituendo il metano che cosa succede? Già ci ha risposto prima. Un'altra domanda, in realtà ce ne sono altre due, che ci ponevamo è questa. In parte ha risposto ne ha parlato il dottor Vantaggi, cioè quando si parla di inquinanti si indicano i limiti di legge al di sotto dei quali l'impianto è in regola. Ma per PM, e ne abbiamo parlato, ma per sostanze quali diossina, benzene, formaldeide, metalli pesanti di cui lei adesso parlava, quali sono i limiti di legge e quali considerazioni possiamo fare sui limiti di legge imposti per queste sostanze, se ci sono dei limiti di legge? No, il dottor Vantaggi l'ha già spiegato bene. I limiti di legge sono, come dire, delle convenzioni in base legate alle conoscenze scientifiche sull'argomento. In realtà, come dire, sappiamo benissimo, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha chiaramente detto, e direi che nel slide del dottor Vantaggi si vedeva con chiarezza questa posizione, che anche qualora fossero rispettati i limiti di legge più restrittivi per la qualità dell'aria per quanto riguarda le polveri sottili, in particolare le polveri PM2,5 o quelle ancora più sottili, noi siamo sicuri che questo rispetto di questo limite continuerà a produrre danni, proprio perché l'evidenza scientifica e dei dati di tipo epidemiologico ci dimostrano che non ci sono dei livelli sicuri. Le polveri fini sono pericolose a qualunque concentrazione, peraltro che questo è stato detto, ma lo ribadiamo, su queste polveri fini si concentrano proprio poi i metalli pesanti, le diossine, i policloromifenili, che hanno azioni specifiche, che possono esercitare azioni specifiche a livello cellulare, che provano tutti quei danni di cui si è anche già parlato in precedenza.
Quindi, come dire, l'obiettivo dovrebbe essere con chiarezza quello di una, come dire, un progresso della nostra attività, però che con attenzione a una progressiva diminuzione di tutti gli inquinanti emessi. E questo, come dire, e qui ci troviamo una storia sconcertante. Io ho cominciato a lavorare in questo settore negli anni 70 e vi posso garantire, anche mostrarvi i dati anche per quanto riguarda il nostro paese, che da quando ci si è posto il problema del miglioramento, cioè della problematica della qualità dell'aria e della qualità dell'ambiente come un problema da tenere presente per la salute, c'è stato sicuramente un progressivo miglioramento della qualità dell'aria nel nostro paese. E questo è stato dovuto proprio a scelte che sono state fatte progressivamente nel tempo. Non c'è mai stato, come dire, un cambiamento. Stiamo pensando per esempio alle autovetture. L'introduzione della marmitta catalitica ha comportato un netto miglioramento delle riduzioni delle emissioni, e l'euro 1 e l'euro 6 che adesso dovrebbero entrano in commercio, quindi le auto con catalizzatore Euro 6 hanno sicuramente un fattore di emissione a parità di chilometri percorso nettamente inferiore a quello che l'Euro 5. Nel caso delle biomasse, come l'impianto di cui stiamo parlando stasera, è veramente un'inversione di tendenza che tra l'altro coinvolge l'intera Europa, perché questo problema si sta attuando anche nel resto d'Europa e sta sfuggendo, come dire, a chi si occupa di salute, nel senso che questo tipo di impianti, di tipo di combustibili costituiscono un netto peggioramento della qualità dell'aria. E quindi a questo punto vanno contro qualunque, come dire, tutta queste scelte che abbiamo fatto fino ad oggi, ripeto, che sono state caratterizzate da un progressivo miglioramento della qualità dell'ambiente, quindi anche un progressivo miglioramento della qualità della salute, non solo dei cittadini, ma anche degli operai che lavorano in questo tipo di impianti. Ecco, in questo caso abbiamo veramente questa situazione paradossale, che noi stiamo finanziando con denaro pubblico l'inquinamento e un peggioramento della qualità dell'aria. Ecco, una situazione secondo me insostenibile, però è questa la realtà su cui viviamo in questo momento, in cui bisogna, appunto, incontri come questi di stasera, che servono anche a diffondere informazione che non a caso non circola, devono veramente poter incidere sulle scelte dei nostri governanti per, come dire, invertire seriamente questa situazione. Ripeto, la scelta è banale: abolire i certificati verdi e da farvi diminuire a questo punto anche la moneta della luce, vedrete che questi impianti non si fanno più perché non reggono economicamente se non alimentati con denaro preso dalle tasche dei cittadini. Credo che l'applauso l'abbia sentito. Il riferimento a quello che ci ha detto adesso, quindi PM, diossine, eccetera, eccetera, insomma, qua c'è una situazione un po' controversa sul discorso filtri. Io le volevo chiedere: i filtri che vengono montati su queste tipologie di centrali, quindi filtri a maniche, SNCR e via discorrendo, abbattitori, che garanzie ci danno sulle micropolveri, sulla diossina, sulla formaldeide, su queste tipologie di inquinanti? No, sì, diciamo così, il discorso dei filtri comunque non supera il discorso che io ho fatto fino adesso. Gli impianti di questo genere, pur dotati di filtri, e questo bisogna che sia ben chiaro, quindi tutti i tipi di filtri che la tecnologia oggi mette a disposizione, ripeto, a parità di energia prodotta, inquinano molto di più di quando non sia uno stesso impianto, anche magari addirittura non dotato di filtri, come può essere un impianto a metano. Quindi a questo punto, come dire, il fatto che ci siano dei filtri non è che diano delle ulteriori garanzie, diminuiscono ovviamente le emissioni, ma non eliminano il problema di fondo. Ripeto che questi impianti sono impianti che peggiorano la qualità dell'ambiente in cui sono stati messi. Esistono delle possibilità che invece tutto questo non avvenga. Alcune regioni hanno legiferato, io ho visto che alcune cose della vostra regione, che però mi sembra, insomma, tutto sommato, appunto, come dire, favorevole a questi impianti. Altre regioni hanno legiferato in modo diverso, forse bisognava farlo ancora in modo più chiaro. Io provo a sintetizzarlo.
la realizzazione di un impianto alimentato a biomasse è ammesso qualora, come dire, in base a una progettazione che tenga conto del territorio che lo ospita, e a questo punto l'accensione di questo impianto deve, con il recupero di calore sostanzialmente, o addirittura delle frigorie, esistono già queste tecnologie, sono tecnologie in cui si può produrre contemporaneamente elettricità, calore e freddo, e frigorie, spegnendo altri impianti già presenti sul territorio, poter fare i conti e dimostrare che a questo punto il bilancio ambientale è o pari a quello attuale o addirittura favorevole. Questo però è possibile, se si usano le biomasse, soltanto se si spengono in altri impianti a biomasse, e quindi per esempio caldarine o stufe, diciamo, così antiquate, no? Perché ovviamente anche questo tipo di impianti sono inquinanti. Però a questo punto il progetto deve essere, come dire, in funzione della realtà che l'ospita. In realtà questi impianti sono tutti uguali, vengono calati nelle realtà più disponibili e a questo punto, come dire, regalano profitti a chi l'impianto lo fa e inquinano il territorio che l'ospita. Ripeto, le scelte tecnologiche di questo tipo sono possibili, cioè ripeto, un impianto anche alimentato a biomasse è un contesto non servito da appunto da impianti a metano, in cui a questo punto questo impianto sostituisce tutta una serie di altri impianti anch'essi alimentati appunto per esempio a biomasse, e a questo punto il bilancio potrebbe essere positivo. Si è accennato, io però nei documenti per esempio che avete mandato l'ho visto poca traccia, in questi casi bisogna anche considerare il traffico indotto. Se voi avete il metano, non avete i camion che vi portano il metano, le bombole a casa, aprite il rubinetto e ce l'avete lì. E l'altro problema che per esempio assolutamente non tenuto conto della valutazione di impatto ambientale, che non c'è ma ci deve essere, proprio per le cose che stiamo dicendo, anche per impianti piccoli come questi, non si dice nulla di che fine fanno le ceneri che vengono trattenute dai filtri emaniche. Ecco, noi sappiamo benissimo queste ceneri, concentrato di sostanze tossiche, quindi sono rifiuti tossici che comunque devono essere manipolati con cura e smaltiti con altrettanta cura. Tutto questo non c'è e viene fatto passare come una scelta pulita ecologica. Aggiungo un altro piccolo particolare nel vostro caso, si parla di biomasse vergini e non trattate. Ecco, in realtà, se come sembra, per esempio, si pensa di utilizzare quello che rimane della sansa cosiddetta disoleata, ecco, è opportuno che voi sappiate che la disoleazione, quindi il recupero dalla sansa, che sono poi il nocciolo delle olive, come dire, quello che rimane dopo l'estrazione dell'olio a freddo, ecco, da questo nocciolo, per estrarre ulteriormente l'olio, viene usato un solvente, si chiama normale sano, il quale rimane in questo residuo, e che a questo punto è un vero e proprio contaminante, il quale una volta bruciato insieme alla sansa viene messo in atmosfera, e noi sappiamo che l'esame in atmosfera aumenta il rischio della concentrazione di ozono, che è un altro problema, quasi sicuramente un problema anche delle vostre zone, perché tutte, insomma, è un problema generale in tutta Italia, dove appunto ci sono insediamenti produttivi, tra l'altro so che dalle parti vostre ci sono anche molte fornaci, quindi sicuramente avete anche qualche problema ambientale che tutto questo progetto completamente ignora, insomma, dalle parti vostre vengono già adesso rispettato meglio gli standard di qualità dell'aria. Io ho visto che dovreste avere un piano di inserimento dell'aria che deve essere stato licenziato proprio quest'anno, almeno da quel poco che sono riuscito ad avere. Ecco, andatelo a vedere, perché lì in questo piano dovrebbe esserci anche in qualche modo il vostro comune, e qui qualcuno dovrebbe essere preso la responsabilità di dire in quale situazione siete, e quindi se è già necessario nel vostro comune un piano di sanamento per sforamenti, per esempio con gli ossidi d'azoto piuttosto che per l'ozono. Ecco, se questa cosa succede, non è proprio il caso di andare a piazzare un nuovo impianto, come che ho detto prima, e lo ribadisco, i numeri sono assolutamente, sono le stesse dichiarazioni del produttore, peraltro, a norma di legge inquinano, e a questo punto è una situazione già inquinata, che probabilmente è inaccettabile per voi, e a questo punto entrano in gioco i vostri sindaci, perché i sindaci, il vostro sindaco
è quello che dovrebbe, deve tutelare la vostra salute e può impugnare eventualmente questo tipo di autorizzazione proprio adducendo il motivo della tutela della salute pubblica. Conosco molti sindaci che questa scelta, diciamo pure coraggiosa, l'hanno fatta, sono stati anche in qualche modo minacciati di danni e quant'altro, ma alla fine l'hanno vinta, perché le cose che vi sto dicendo sono assolutamente, come dire, a tutela della, sono scientificamente corrette e sicuramente a tutela della vostra salute, insomma. Quindi su questa, questa è la linea che mi permetto di suggerirvi per andare avanti, per bloccare questa operazione. Professore, due domande secchissime, poi la ringraziamo. Ci sono dei modi per misurare i valori di micropolveri? Parlo delle nanopolveri. Io mi sento male, però. Allora, se ci sono dei modi per misurare la quantità di nanopolveri emesse dalla centrale? Sì, quello delle nanopolveri è un problema nuovo. Noi quello che sappiamo, ci sono misure sperimentali in cui proprio misurando le polveri estremamente fini, queste vengono chiamate nanopolveri, si verifica come appunto le cose che ho cercato di dirvi fino adesso. Bruciando biomasse si produce una quantità incredibilmente elevata di nanopolveri. Il problema delle nanopolveri è che non sono ancora normate, quindi non è, anche perché è molto difficile, come dire, contarle, perché è stato un po' accennato anche l'intervento di prima, le polveri, le PM10, PM2,5 si possono pesare, però a questo punto polveri molto più piccole bisogna letteralmente contarle. Esistono i metodi, ma non sono metodi certificati. Quello che sappiamo, perché le misure sono state fatte, che la combustione di masse legnose produce una grande quantità di nanopolveri, e questo, come dire, e noi sappiamo che questo è un problema di salute. Ripeto, in questo caso è proprio il discorso del principio di precauzione alla lettera. Non abbiamo nessun obbligo di bruciare biomasse per produrre elettricità e tutt'altro sprecandola, come peraltro avvengono in questi impianti. Siamo sicuri che vengono emesse sostanze nocive e pericolose di cui possiamo tranquillamente fare a meno, perché ripeto, semplicemente con efficienza energetica o ancora con l'uso del metano, o se vogliamo proprio addirittura, se un po' accennato, io personalmente non ho nulla di contrario a quello che viene chiamato biometano, cioè metano prodotto attraverso l'attività microbica, metano rinnovabile, che ha la stessa qualità, diciamo, ambientale del metano fossile. In questo caso avremo tutti e due i vantaggi, utilizzando appunto il biometano per produrre energia e elettricità, tra le cui, rispetto alla tua domanda, abbiamo i dati. Il metano, quando brucia, produce una quantità di nanopolveri piccolissima. Addirittura nelle misure sperimentali che ho visto, fatto dal Politecnico di Milano, le quantità di nanopolveri che sviluppa un impianto alimentato a metano sono addirittura inferiori a quelle che entrano con l'area di Milano, dove le nanopolveri ci sono già di per sé. Insomma, questo solo per darvi un'idea che appunto questa scelta, secondo me intelligente, di combustibili gassosi, e per, se possibile, perché è possibile anche prodotti in modo rinnovabile, potrebbe veramente dare un contributo significativo ai nostri consumi energetici, perché a questo punto potrebbero essere anche autoprodotti, senza avere i problemi dell'inquinamento pesante che le altre biomasse invece producono sicuramente. Ok, un'ultima cosa. Le biomasse, ancora prima di essere bruciate, possono provocare inquinanti? Sì, anche questa è una domanda importante, ripeto, e ribadisce quel concetto che dicevamo prima, di come la valutazione di impatto ambientale sia ineludibile, perché mi serve anche per capire questo problema, sicuramente marginale, ma che c'è e ampiamente documentato. Il materiale che dovrebbe arrivare da questo impianto, su bene quante migliaia di tonnellate, quindi certamente non piccole, arrivano quasi sicuramente tra l'altro fresche, e questo è un altro problema, perché come capite bene, la quantità di umidità in questo materiale è molto importante per la combustione, per la qualità della combustione, anche per l'inquinamento, e devono essere stoccate per più giorni.
Impianti di questo genere hanno già dimostrato problematiche perché durante questo tempo l'umidità provoca la formazione di muffe di bioaerosol associate anche a odori non piacevoli, e questo per esempio è sicuramente un problema che le centrali a biomasse hanno già segnalato. Sempre ripeto, un problema che dal punto di vista sanitario magari di seconda mattura, ma indubbiamente di cui bisogna tener conto, visto che comunque lì intorno a questo impianto perché ci saranno sicuramente anche degli abitanti, altra gente che insomma è anche giusto di essere, come dire, di essere risparmiata da questo fastidio.